giovedì di gare qui all'ATP della Val Gardena, con 5 incontri del tabellone singolare previsti e 2 di doppi. Ormai si giocherà soltanto sul campo centrale per quanto riguarda i singolari, mentre i doppi saranno gestiti dal campo 1. Primo incontro in programma, quello fra il croato Sancic e Dustin Brown. Vince agevolmente Dustin Brown 6-3, 7-6. Più agevolmente effettivamente il primo set, con Sancic un po' nervoso. Nel secondo set Sancic rientra soprattutto con il servizio, arrivando fino al tie break. Bellissimo il punto di chiusura nel tie break di Dustin Brown, con Sancic che finisce letteralmente sotto la rete, non facendosi però niente. E nel punto successivo Dustin chiude la partita. Ma sentiamo Dustin Brown. Dustin, the first set was perfect with the serve, and the second one more complicated. Well, he served really well. I mean, I got lucky in the first set to break him right away, so that helped. And in the second set, both of us were serving well. One game, he returned well. I didn't serve so well. It was 15-40. I came back to hold my serve, which was important there, because normally if you get broken, you know, it's a tough way to, you know, try to win the set. And now in the tiebreak, you know, one good return. And when he had a good return, I got a little lucky with a pickup. Sometimes it happens like that, especially in the tiebreak. I mentioned that yesterday. And I'm happy that I won, and now I have to get ready for my doubles. In the second set, you got some problem with a few decisions. Yeah, of course, because I mean, it's tough, you know. I mean, you have chances. Hit a good return, 15, or a love 15, and in my opinion, the ball was clearly out, and no one calls the ball. It's love 30. I mean, it's not a lot of times you have chances like that in a set. And I hit one more good return, so, you know, maybe I would have had break point. But yeah, I mean, you know, if something like that happens, of course, I tell the referee that I think it was the different decision. But I guess sometimes you just have to live with it and just keep playing. And happy that I won. If you have time, you go everywhere to the net if it's possible. You like on this carpet, on the hard carpet is better? Well, of course, the faster it is, the easier it is to go to the net, which is, you know, pretty easy. I mean, on clay it's more difficult, but here it works really well with the altitude, and when I'm serving well, it's a good combination. Secondo incontro in programma qui a Ortisei, quello fra il bielorusso Mirza Basic e fra l'ucraino Sergi Stakhovsky, testa di serie numero 2. Stakhovsky inaspettatamente non ce la fa e perde 6-3, 7-6 e 6-4, il punteggio a favore del bielorusso. Bielorusso che gioca malino il primo set, nettamente a favore di Stakhovsky, che serve bene e segue rete, mentre nel secondo set, giunto al tie-break, Mirza gioca molto meglio, comincia a servire benissimo e si porta a casa il set. Nel terzo set è un gioco di nervi e va a favore del bielorusso, che sentiamo. A super serve make it all easier. Yeah, it was better in the second and third set. First set I played very bad. I think 30% of the first serve. So these conditions, if you don't serve, you have no chance. When you go to the net, for you is another game. It's the conditions are very difficult, so it's difficult to get a feeling to get the right ball to go to the net, because it's really difficult. You mean that the key for the match was the service or the forehand? Yeah, at first set I was missing a lot, so it was not like competition. I just was making mistakes. The second set and third I started playing better from baseline and return. So I think everything helps out, especially serve. Primo match in programma per il tabellone dei doppi fra l'olandese Wesley Kulhoff e il serbo Goran Tosic, che hanno affrontato i tedeschi Dustin Brown e Christopher Kass. Match a senso unico nei confronti dei tedeschi, che vincono 6-2, 6-3, divertendosi pure. È un grande servizio per i tedeschi e anche una grandissima volée da parte di entrambi. Ha chiuso il match per loro abbastanza facile. Sentiamoli però alla fine del match. Together you have a good feeling. Is this the key for the match? Yeah, it's not so difficult to have a good feeling next to Dustin. I mean, he is like he is, and it's definitely a good vibe on the court, you know. And I'm just rolling with him. And the way we played today was
was pretty good actually. Was fun. We know each other so long, we've played a long time together before, we're good friends outside of the court, it makes everything a lot easier, you know, even when you're at tournaments a long time, you know, for example here we're in a double room, you know, there's a lot of things you can do together, and I think when you feel well outside of the court it carries onto the court, and I think today, yeah, it was a very good match. In the beginning it was close, it could have gone a little bit differently in the beginning, but after that I think it was very solid, and yeah, happy that we're playing this way and looking forward to a couple more matches with him. Actually today everything was pretty good. No, Dustin obviously serving unbelievable, which is mentally easy to return because you know when he serves usually nothing's gonna happen. I served well in the beginning and then you return free. You just go for it and take the chances, and worst case we hold serve and play a tiebreak and then we still have a good chance, so we are pretty relaxed this week. Thank you. Altro singolare della giornata, quello fra il tedesco Nils Langer contro Enrique López Pérez, lo spagnolo. Vince Nils Langer 6-3, 7-6 al tiebreak del secondo set, un tedesco in forma strepitosa, gran corridore sulle fasce e con un servizio notevole, ha giocato anche benissimo il ritorno di risposta, difficile per lo spagnolo poter recuperare, anche se è rimasto lo stesso aggrappato al match finché ha potuto. Ascoltiamo Langer. Better you can do today, a nice service and a super return. Yeah, I was serving really well today and yeah, he was playing also really good, it was a tough match, especially the second set. First set I had one set point and I just did it. Perfect, and things that was really close, but now I'm happy that I won. You are in form, a nice match in big week from the qualifier to here, and maybe next match Seppi? Yeah, it's a good week for me, yeah. So, yeah, hopefully I can play Seppi tomorrow, we will see. Looking forward to him. Terminato anche il singolare fra il ceco Jan Endoric e il tedesco Tim Putz. Vince il ceco 7-6-7-6 con due tie break giocati benissimo. Il ceco gioca meglio i punti importanti e con il tedesco che si era portato sotto, soprattutto nel secondo set, aveva cercato di prendere per la mano il match. Ma sentiamo il vincitore a fine match. Ok, you have won a very hard match. But the first tiebreak and the second tiebreak perfected. Yeah, I played. You're right. It was a pretty tough match, very close. And I played actually very calmly in the tiebreak, and maybe that's why I was the winner. You play better when the points are important, or? I don't know. Maybe you see it like that. I'm trying. Play every ball like well, and maybe sometimes happen that I play important ball well if it's good, which is good, but sometimes it's happened the opposite. From outside I see that you do everything very simple. It's normally for you. I don't know, that's my game. I play my game here and I think my game works here, so maybe that's why it looks easily. Terminato anche il singolare di Andrés Seppi contro l'irlandese Sorensen, ha portato a casa il match in due set, 6-3, 6-1 il risultato finale, e un match è andato via abbastanza liscio, non bellissimo, dove l'altoatesino ha cambiato marcia all'inizio del secondo parziale con diversi servizi vincenti e allungando anche la profondità del dritto. Ma sentiamo Seppi a fine match. Andrea, forse non un bellissimo match, ma era l'avversario giusto per carburare i colpi per il torneo. No, è buono intanto vincere anche il più facile, insomma, soprattutto adesso che anche fisicamente non mi sento al top, faccio comunque fatica un po' in campo, quindi insomma vincere queste partite, diciamo sotto parentesi facile, fa sempre comunque morale. Sì, ti abbiamo visto un po' affaticato nelle corse del primo set, poi nel secondo c'è stato un cambio di marcia, hai cominciato a picchiare e lì non ce n'è stata più. Sì, no, mi manca un po' la resistenza, devo ben dire, dopo qualche scambio lungo sono sempre in affanno, però insomma è normale, non ho fatto tantissimo negli ultimi giorni, quindi ci sta, però sì, penso che comunque i colpi un po' meglio dell'altro giorno, anche la risposta sulla seconda un po' meglio, ho preso un po' di più il tempo, quindi quello è già buono. Adesso incontri Langer nei quarti? Sì, non lo conosco, non so proprio chi sia,
però sicuramente se viene dalle quali ha fatto comunque già 4-5 partite e quindi sicuramente ha preso anche un po' di feeling col campo e tutto, quindi sarà sicuramente un altro match, un'altra buona prova per me e insomma, speriamo di continuare su questa strada. Sei l'ultimo italiano, per forza, devi tenere alto. Cercherò di tenere alto la bandiera. A domani. Grazie. Chiudiamo la giornata con un'impressione dell'allenatore di Seppi, Max Sartori. Max, a un certo punto sembrava che avesse un fastidio Andreas, vincendo. Adesso vediamo, perché sembrava che avesse un po' mal di schiena. Poi comunque la partita è andata abbastanza liscia, quindi probabilmente anche lui si è trovato su un po' di ordine e ha cercato di vincere la partita normale. Però alla fine serviva bene, quindi spero che non abbia una schiena. Proprio da quel punto ha cambiato passo e è diventato un vero secchio. Sì, diciamo che ha dato molte meno chance all'altro di giocare per primo il punto e quindi è sempre stato lui sopra lo scambio. Come lo vedi in questo periodo? Ma in questo momento ha parecchia energia, per essere fine anno negli altri anni è sempre arrivato più stanco, probabilmente quest'anno è una stagione un po' più difficile, è stata un po' più difficile per lui e magari ha consumato un po' di più all'inizio e meno alla fine. Ora se sta bene fisicamente, riesce a prendere un po' di ritmo di partita qui a Ortisei, potrebbe anche provare ad andare fino in fondo. Grazie. Grazie, ciao. Grazie, ciao.